di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. La fibra ottica sale a Volterra, di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Parliamo di tecnologia e in particolare parliamo di telecomunicazioni. Infatti oggi a Volterra è stato consegnato ufficialmente il progetto Fibra Ottica. Un progetto voluto dalla Cassa di Risparmio di Volterra e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra in sinergia, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comune di Volterra e la Provincia di Pisa. Un'opportunità per aprire Volterra e questo territorio alla rete internet, alla rete mondiale, con velocità incredibili. E allora andiamo a vedere con i nostri ospiti di che cosa si tratta. Che cosa significa per Volterra avere la banda larga? Per Volterra è veramente un momento storico importantissimo, perché la Cassa del Risparmio ha fatto un investimento per il futuro, quindi una vera e propria autostrada telematica che ci darà le possibilità delle grandi realtà, delle grandi città, e quindi abbatterà definitivamente il gap infrastrutturale che per altri versi limita le possibilità di Volterra. Vogliamo raccontare in che cosa consiste il progetto Fibra Ottica? Il progetto Fibra Ottica consiste nel fatto che, su richiesta iniziale della banca, quindi della Cassa di Risparmio di Volterra, che è un nostro cliente, abbiamo valutato la possibilità di raggiungere Volterra con un'infrastruttura fibra ottica che non esisteva prima, quindi nessuno l'aveva realizzata, utile sia alla banca per erogare meglio servizi alle sue filiali, e sia anche all'utenza di tipo residenziale, perché collegando le varie apparecchiature con fibra ottica e non con rame, che poi è l'altro media trasmissivo, si riesce a dare più banda. Cosa vuol dire più banda? Dal punto di vista del cittadino, il modo migliore per apprezzarlo è la rapidità di navigazione in internet, quindi quanto tempo ci metto a scaricare un film piuttosto che in che qualità vedo un filmato di YouTube o girando per strada con uno smartphone o con un tablet, che tipo di risposta ho rispetto alle mie esigenze di navigazione. Con un'infrastruttura in fibra ottica che adesso c'è, tutto questo avverrà con qualità molto migliore e una velocità decisamente migliore rispetto a quella di prima. Che ruolo ha avuto la Fondazione in questo progetto? Ma è il solito ruolo che la Fondazione svolge da anni nel nostro territorio. Il nostro ruolo è un ruolo di sussidiarietà, cioè di lavorare insieme alle altre istituzioni, insieme all'associazionismo, in questo caso via l'istituzione, e poi in stretta collaborazione con la Cassa di Risparmio di Volterra, per raggiungere obiettivi significativi per il nostro territorio. E proprio per questo, quindi, in sinergia con la Cassa di Risparmio di Volterra, abbiamo ritenuto utile, importante e di interesse anche rivolto al futuro, di collaborare perché questo si potesse realizzare. To guide you.